la SIT nasce per essere insieme a voi a costruire quei viaggi che già fate, in maniera tale che vi facciamo risparmiare soldi e diamo un valore aggiunto a quei viaggi con le linee guida federanziane, che vuol dire la qualità del viaggio, che vuol dire il mangiar bene, lo star bene, ma soprattutto socializzazione. Solo in questo mese partiranno circa 6.000 anziani tra le regioni del nord, la Toscana e il Lazio, che costruiti su questa maniera. Cioè il presidente ci ha chiesto, noi andiamo sempre a Grotta a Mare, andiamo sempre in quell'albergo, ma riusciamo con quell'albergo con cui andiamo sempre ad avere delle quotazioni migliori e ad avere dei servizi superiori? Insieme abbiamo lavorato e insieme abbiamo creato questa situazione. Quindi quello che voglio dire, il contattarci, che potete contattarci per qualunque tipo di esigenza senza nessuna contropartita, cioè non è che dovete, se ci contattate poi avete un debito morale nei nostri confronti nel fare la gita, però contattateci perché noi siamo i vostri consulenti, cioè insieme vi diamo dei consigli ma soprattutto cerchiamo di farvi risparmiare. Ecco, questo è un po' il concetto del tour operator. Poi c'è un'altra cosa, i centri anziani fanno i gruppi, fanno le gite, ma non tutti hanno questa possibilità, perché magari ci sono dei centri dove la capacità di possibilità di viaggiare è solo per pochi e non per tutti quanti per un problema economico. Noi abbiamo creato dei calendari insieme ai presidenti dove partono dei pullman navetta nei 40 chilometri attorno, raccolgono 5 persone in un centro, 6 persone in un altro e si fa la gita. Così diamo la possibilità di poterci andare, ma le gite non è che le facciamo perché è bello andare in gita, perché la cosa bella è la socializzazione, uscire fuori dal fatto di fare nuove amicizie, di mangiare bene, di stare un po' più allegri, ecco, passare una giornata insieme. Questo è un po' il punto di riferimento. E poi ci sono anche i grandi viaggi, chi ha la possibilità di farlo ci chiama. Ma adesso vi faccio un esempio, dalla Lombardia, anche qui in Basilicata, che vengono a fare i tour della Basilicata, in Puglia specialmente a fare le vacanze, siamo riusciti a concentrare più centri. Bene, adesso i vostri colleghi lombardi pagano 100 euro il biglietto aereo Milano-Bari, che costa molto di più. L'abbiamo potuto fare perché abbiamo accumulato tantissime persone su quella tratta. Si può fare all'incontrario, adesso qui ci sono i siciliani, adesso io non so quanti ce n'è, ma per un siciliano uscire dalla Sicilia e andare magari a qualche altra parte sono viaggi costosi che implicano anche un investimento non da poco. Ecco, se ci uniamo insieme, ma sulle cose che già fate, non dobbiamo fare delle cose nuove. E poi quello che chiediamo noi per i vostri colleghi delle altre regioni per venirvi a trovare, diteci che cosa avete di bello, che non è che noi conosciamo tutto. Delle situazioni alberghiere, delle località nuove, delle città d'arte da far conoscere, noi le impacchettiamo e qui non è che vi dico che ci riusciremo a farlo, però le mandiamo ai vostri colleghi per fare un interscambio anche, diciamo, di conoscenza delle vostre realtà dove vivete. Ecco, questa è un po' la nostra funzione, quindi farvi stare meglio e farvi risparmiare, questa è la nostra funzione. E poi voi lo sapete, l'avete visto anche prima con i ragazzini, eccolo, c'è lì. Ah, eccoli qua, non le... Continuiamo con i nostri viaggi di solidarietà in questo posto dove, io lo dico sempre, ci fa sentire tutti giovani. Cioè, cosa vuol dire farci sentire tutti giovani? Viviamo in un'atmosfera, in un ambiente come quando voi, vedo qualcuno che è sicuramente molto più, a qualche anno più di me, eravate ragazzini, cioè in un posto dove la delinquenza, pur essendo Africa, tutti pensano è pericolosa, non c'è, la gente vi saluta e vi sorride. E facciamo del bene a questi ragazzini e facciamo del bene a noi perché andiamo in un posto dove il mare è fantastico, si mangia benissimo e ci divertiamo.